Questo programma è offerto da Momenti di panico e una famiglia avvolta nel dolore. Succede a Borgo Nuovo. Una giovane ragazza, Floriana Ferranti, palermitana di 18 anni, è scomparsa 4 giorni fa. La famiglia, in preda alla disperazione, si è rivolta alla polizia, che ha potuto iniziare le ricerche solo dopo 48 ore dalla scomparsa. Sono sconosciuti i motivi che hanno spinto la ragazza ad allontanarsi. Ieri, un altro caso di allontanamento in Sicilia, questa volta con il lieto fine. È accaduto nel Ragusano, dove una ragazzina di 13 anni era scappata da casa senza dare alcuna spiegazione. Dopo meno di 24 ore, dopo una notte di preghiere e paure, è stata ritrovata a Milano grazie agli avvistamenti dei passanti. Adesso la famiglia Ferranti chiede aiuto ed invita chiunque veda la piccola Floriana di informare le autorità competenti. È stato evacuato con urgenza il liceo Danilo Dolci di via Fichidindia a Palermo, dopo un seriale malore accusato da degli studenti d'un custode. Pare che una polvere azzurrognola di origine ignota sia stata trovata nello spiazzale davanti al liceo pedagogico e linguistico Danilo Dolci. Una decina di studenti che hanno accusato un malore sono stati soccorsi dai medici delle ambulanze del 118, ma non è stato necessario il ricovero in ospedale. I vigili del fuoco intervenuti hanno sgomberato la scuola e licenziato gli studenti dell'istituto. Sul posto anche gli esperti del NOPA, della Polizia Municipale, il Nucleo Batteriologico dei Vigili del Fuoco e l'ARPA per effettuare i controlli sulla sostanza, che dai primi rilievi sembrerebbe essere uno scarto industriale potenzialmente velenoso. La psicosi di un possibile contagio dal virus dell'Ebola colpisce anche Palermo, dove un extracomunitario di 45 anni è ricoverato in isolamento da ben 7 giorni presso l'ospedale Boccheri La Ferla. L'uomo in questione si è presentato venerdì scorso al pronto soccorso, accusando dei sintomi che sono stati poi associati ad un'altra brutta malattia, la tubercolosi. Da qui la decisione dei medici di dare comunque il via all'isolamento. Sempre al Boccheri La Ferla, la paura per un possibile caso di Ebola è scoppiata ieri, quando un francese, tornato da poco da una vacanza in Africa, ha chiesto di essere ricoverato a causa di febbre alta e dolori. Ma anche in questo caso i medici rassicurano la popolazione, annunciando che in realtà si tratta di una semplice faringite, dunque nessun allarmismo. Incidente con omissione di soccorso mercoledì mattina a Palermo, dove una donna stava transitando lungo la statale 113 quando è stata colpita dallo specchietto di una Fiat Panda che proseguiva la marcia in direzione Ficarazzi. La donna, rimasta a terra, non è stata soccorsa dal conducente dell'auto che ha proseguito la sua corsa, ma da alcuni passanti che hanno avvertito il 118. L'incidentata è stata così trasportata all'ospedale Boccheri La Ferla con diverse lesioni e una prognosi di 30 giorni. I carabinieri sono riusciti però a risalire al proprietario dell'auto, un 81enne ficarazzese, deferito così in stato di libertà con l'accusa di omissione di soccorso e fuga. All'uomo inoltre è stata anche ritirata la patente di guida. Sembrava si trattasse di una normale cena in famiglia, ma così non è stato. Un uomo di 65 anni è rimasto gravemente ustionato mentre arrostiva la carne nel barbecue. L'episodio risale a martedì pomeriggio durante una cena con i parenti in via Costanza d'Altavilla. La sfortunata vittima si trovava nella veranda della casa del genero. Nessuno si aspettava una scena simile. L'uomo, vittima delle fiamme, è stato prima soccorso dai parenti e poi dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo nel reparto ustioni dell'ospedale civico di Palermo. Altavilla Milicia, svaligia 3 villette estive, arrestato 31enne.
approfittava dell'assenza dei proprietari delle ville rientrati in città dopo le vacanze estive per penetrare all'interno delle abitazioni e svaligiarle. Non immaginava però che i militari della stazione carabinieri di Altavilla Milice avessero intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati alla repressione della criminalità predatoria. È stato così che nella nottata del 16 ottobre è stato arrestato in via consolare Francesco Troia, 31enne, residente a Casteldaccia. L'uomo si era introdotto all'interno di tre villette, delle quali aveva asportato una refurtiva che spaziava dagli utensili alle zanzariere, dai generi alimentari ai capi di vestiario, dalle lenzuola e coperte ad orologi ed elettrodomestici. I militari, giunti sul posto, hanno bloccato l'autovettura Seat Ibiza piena zeppa di oggetti più disparati, all'interno della quale era difficilmente distinguibile lo stesso autore che, messo di fronte all'evidenza, non ha potuto far altro che riconoscere le proprie responsabilità. La refurtiva, del valore complessivo di circa 10.000 euro, è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L'arrestato, dopo le operazioni di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. I carabinieri della provincia di Palermo da tempo ormai combattono il dilagante fenomeno del bracconaggio nelle aree montane dell'entroterra e delle riserve. Sono finiti in manette due bracconieri, con due esemplari appena abbattuti, nascosti all'interno dell'autovettura. I due compagni di merenda, entrambi sulla cinquantina, sono stati denunciati in stato di libertà. Erano già noti alle forze dell'ordine per reati inerenti alla caccia abusiva di fauna selvatica. Gli animali rinvenuti all'interno dell'auto erano un cinghiale, per il quale la caccia è al momento vietata, ed un daino facente parte della specie protetta, reintrodotta in Sicilia negli anni Ottanta dall'azienda Foreste Demaniali, poiché estintasi alla fine del XIX secolo e attualmente presente solo in alcune aree demaniali riservate della Sicilia, quali il Parco delle Madonie ed il Bosco di Ficuzza. Oltre ai due capi abbattuti, i carabinieri hanno sequestrato ai cacciatori di frodo fari portatili ad alto potenziale, attrezzature, abbigliamento mimetico e vario munizionamento compatibile con quello utilizzato per abbattere le prede. Per i due esemplari uccisi è stata disposta la distruzione a mezzo fuoco a cura di una ditta specializzata del palermitano. A Terrasini si cerca di migliorare il servizio di nettezza urbana e la pulizia del territorio attraverso un'ordinanza firmata dal sindaco Massimo Cucinella. A breve verrà riattivata la raccolta dei rifiuti porta a porta per le utenze domestiche e le attività commerciali. I sacchetti ben chiusi devono essere consegnati direttamente agli operatori ecologici o depositandoli davanti al portone di casa, rispettando sempre il calendario deciso dal comune, ovvero tutti i giorni dalle 11.30 alle ore 12.30. Alla fine della raccolta per le vie del paese, i rifiuti verranno trasferiti dagli operai del lato nella discarica di Mazzarà Sant'Andrea. L'impianto del Catanese è individuato dall'assessorato regionale all'energia. La polizia municipale eseguirà i dovuti controlli per beccare i trasgressori, che rischiano una sanzione variabile da 25 ai 500 euro. Questo provvedimento renderà efficiente il servizio porta a porta ed eliminerà così tutti i cassonetti presenti in strada, sempre trasbordanti di rifiuti in qualsiasi ora del giorno o della notte, senza alcun decoro pubblico. Maurizio Logalbo e Carmelo Gargano, entrambi consiglieri comunali di Forza Italia, hanno presentato una particolare nota all'amministrazione comunale con cui hanno chiesto di dotare l'intero territorio di Bagheria della rete wireless, ovvero internet gratis per tutti. Dalla loro nota si evincono le considerazioni che hanno portato i due consiglieri alla suddetta proposta, tra cui il momento buio che la città delle ville sta attraversando.
Per supportare il rilancio dell'economia del centro storico è necessario renderlo un'attrattiva per residenti e turisti, si legge nella nota. Viviamo in un'epoca contraddistinta da un grandissimo sviluppo della rete internet e dei servizi ad essa connessi. Esperienze già realizzate in molte città italiane ci indicano la possibilità di realizzare la rete wireless a costi tecnici contenuti. Premesso e considerato tutto ciò, l'amministrazione ha espresso impegno per individuare la migliore scelta al riguardo. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Durante questo weekend a Castelbuono andrà in scena la quarta edizione delle giornate di studio Conoscere il territorio, arte e storia delle Madonie, studi in memoria di Nico Marino. L'evento sarà curato dall'Associazione Culturale Nico Marino, in collaborazione con l'Archeo Club d'Italia di Cefalù, il Comune di Cefalù, il Museo Civico di Castelbuono e il Comune di Castelbuono. Le sessioni si terranno in due tranche. Si partirà sabato 18 ottobre a Cefalù, presso la Sala delle Capriate del Municipio, a partire dalle ore 10 fino alle 17, mentre per domenica 19 ottobre ci si sposterà a Castelbuono, presso il Museo Civico del Castello dei Ventimiglia, a partire dalle 15.30 e fino alle 19. La manifestazione intende ricordare la figura di Nico Marino, attore e studioso di storia locale, promuovendo ricerche, incontri e pubblicazioni incentrati sull'arte e la storia di Cefalù e del comprensorio delle Madonie. Tra le personalità politiche interverranno Rosario Lapunzina, sindaco del comune di Cefalù, Antonio Tumminello, sindaco del comune di Castelbuono, Angela Sottile, vicepresidente del Museo Civico di Castelbuono, Gabriele Marino, presidente dell'Associazione Culturale Nico Marino. All'edizione di quest'anno parteciperanno gli studiosi e gli storici locali, tra i quali Marco Failla, Giuseppe Fazio e Gabriele Marino, che presenteranno il volume contenente gli atti della seconda edizione della giornata di studio dedicata a Nico Marino, svoltesi a Cefalù e Collesano nel 2012, curate da loro stessi. Nello scenario della splendida Cefalù torna ancora una volta il 18 e il 19 ottobre la cronoscalata del santuario. Quest'anno a prendersi carico dell'intera organizzazione dell'evento è stato il Comitato I Normanni, in collaborazione con ACI Palermo e diversi sponsor che si sono accollati l'onere di contribuire alla realizzazione dell'ormai storica competizione motoristica. La Cefalù Jubilman riaccende i motori. Sabato 18, già dalle ore 9, al porto di Presidiana avranno luogo le punzonature tecniche delle vetture e le verifiche sportive, mentre la direzione gara si insiderà all'hotel Al Pescatore. Domenica, dalle ore 9, semaforo verde con le prove ufficiali seguite dalla gara, inframmezzate da una parata di vetture di interesse storico-sportivo. Il comitato quest'anno propone una versione estesa del tracciato, che raggiungerà 11.800 metri, avvicinandosi alla storica lunghezza dei 12 2005, sui quali si sono consumate epiche sfide tra i migliori specialisti europei. Quest'anno, sul tracciato della Cefalù Jubilman, si daranno battaglia una novantina di piloti, tanti nomi di spessore: Totò Riolo, Ciro Barbaccia, Natale Mannino, Antonio Stagno e molti altri. Da segnalare la presenza fra le auto in passerella della Ferrari 360 Modena F1 di Leonardo Giardina, che farà da apripista d'eccezione. In molti oggi saranno tentati dal fare gli adeguati scongiuri o dall'andare a giocare una partita con la fortuna azzardando con l'Enalotto. Il temuto venerdì 17 è arrivato. C'è chi si barrica in casa, chi gira con strani amuleti, ma anche chi se ne frega.
Secondo alcuni, il venerdì 17 è un giorno catastrofico, visto da tanti come portatore di sciagure e disgrazie. In realtà, quali sono i motivi che hanno spinto, nel corso degli anni e dei secoli, a credere in una tale superstizione e a trasformarci in un paese di superstiziosi? In teoria, il giorno che la tradizione vorrebbe che portasse sfortuna è il venerdì 13. Infatti, in America, ancora oggi, è il 13 il numero sfortunato. Gli anglosassoni sono terrorizzati dal venerdì 13, mentre Spagna, Grecia e Sud America tremano quando il calendario segna martedì 13. Ma già nell'antichità cresceva la superstizione per la combinazione venerdì più 17. Nell'antica Grecia i seguaci di Pitagora odiavano il 17 perché si trovava in mezzo a due numeri perfetti, il 16 e il 18. Nell'Antico Testamento, invece, si legge che il giudizio universale iniziò proprio il 17° giorno del secondo mese. Il venerdì, invece, si pensa sia sfortunato perché nella tradizione cristiana è il giorno della morte di Gesù Cristo. Se si uniscono in una sola giornata questi due fattori, per i superstiziosi si rischia la catastrofe. Sciocche e ridicole vengono considerate le superstizioni dai razionali e dagli scettici. Difficilmente si ammette di essere superstiziosi e di credere a certe ridicolaggini, salvo poi in privato fare i debiti scongiuri per avvenimenti o situazioni che necessitano di un atto scaramantico. Quanti sarebbero disposti a sfidare la sorte compiendo gesti che tradizionalmente sono ritenuti a portatori di negatività proprio di venerdì 17? Questo programma è stato offerto da Buona giornata e buona fortuna a tutti gli amici ed amiche che seguono il meteo.it. Previsioni per venerdì 17 ottobre 2014. Piogge che insistono purtroppo sulla Liguria orientale, Versilia e Friuli Venezia Giulia. Più asciutto ma nuvoloso altrove. Ecco il dettaglio elaborato da il meteo.it. Al nord molto nuvoloso sulla Liguria centro orientale con piogge localmente intense per tutto il giorno. Piogge anche sul Friuli Venezia Giulia, nubi diffuse altrove, ma più asciutto e anche soleggiato. Al centro piogge continuano sulla Versilia, nubi e sole sul resto della Toscana, asciutto e più soleggiato altrove. Al sud continua un tempo generalmente poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffiano sempre dai quadranti meridionali di Libeccio sul Tirreno, moderato o forte sul Mar Ligure. Temperature previste per questa giornata minime stazionarie o in leggero e locale calo, comprese tra i 13 e i 21 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno ci aspettiamo 21-24 gradi al nord, tra i 22 e i 27 gradi al centro e 21-26 gradi al sud, ma fino a 27-28 gradi in Sicilia. Il meteo.it termina la previsione augurandovi una buona giornata. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 17 ottobre e si ricorda Sant'Ignazio di Antiochia. Il nome Ignazio continua in latino Egnatius, diventato poi Ignatius, tradizionalmente accostato al termine ignis, fuoco. Dice il proverbio: gli uccelli migratori non sfoggiano colori. Sono nati oggi Arthur Miller, Rita Hayworth, Montgomery Clift. Il 17 ottobre 1849 muore a Parigi il compositore Friedrich Chopin, celebre per i suoi notturni.
Il 17 ottobre 1933 Albert Einstein fugge dalla Germania nazista negli Stati Uniti, dove continuerà la sua carriera all'Università di Princeton. Infine, il 17 ottobre 1984, il premio Nobel per la fisica va all'italiano Carlo Rubbia per gli studi sull'unificazione delle forze naturali. Simona Bernabéu ha detto: «Se pensi che la vita ti abbia chiuso tutte le porte in faccia, ricordati che ci sono le finestre». Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 17 ottobre. Ariete, novità, colpi di scena, emozioni inedite. Insomma, oggi le probabilità che possiate annoiarvi sono davvero ridotti al lumicino. L'ideale per voi. La stanchezza dopo una giornata così intensa si farà sentire. Organizzate una seratina rilassante. Toro, i ritmi tranquilli e le abitudini di solito sono il vostro pane, i punti di riferimento che vi fanno sentire protetti dagli imprevisti e al sicuro. Ma oggi le regole vi vanno strette e siete insofferenti ad orari e costrizioni. Vi sentite molto confusi. Gemelli, ottima questa luna in Leone che giunge giusto in tempo a darvi una mano per risollevare un quadro astrale altrimenti piuttosto piatto. Finalmente tornate di buon umore e vi rilassate un po', cominciate a vedere tutto sotto un'altra luce. Cancro, le tensioni con le persone di casa potrebbero aumentare, così come pure i problemi burocratici sul lavoro. Il quadro della giornata non è molto allettante, ma piangersi addosso non serve proprio a niente. Se non sapete che pesci prendere, fatevi aiutare. Leone, la luna nel segno esalta la vitalità, rendendovi più che mai dinamici e attivi. Spazzate via ogni eventuale ostacolo come fosse un fuscello. Non esiste niente che oggi non siate in grado di fare. Amici e colleghi vi accordano totale fiducia. Vergine, in casa i conti non tornano e ciò che vi indispettisce vi preoccupa al tempo stesso. Mantenete la calma. Dovete capire cosa c'è che non va. Si impone una riunione di famiglia. È l'unico modo per valutare la situazione e risolvere il problema. Bilancia, finalmente recuperate il buon umore. Merito della Luna, da oggi il Leone, e delle promettenti trame che Mercurio intesse con Venere e Marte. Soprattutto in campo sentimentale, grazie ai vostri slanci appassionati, vivete momenti indimenticabili. Scorpione, con la luna nel poco amichevole Leone, inizia una parentesi che vi vede impegnati ad affrontare e dirimere piccole questioni di ordine quotidiano. Vi spazientirete un po', ma il senso del dovere per voi viene prima di tutto, dunque non mollerete la presa. Sagittario, potete contare su prospettive astrali molto stimolanti, grazie ai trigoni di Luna, Giove e Urano, e al fattivo sostegno di Mercurio, Venere e Giove. Come approfittare di tanta generosità planetaria spetta a voi deciderlo, avete l'imbarazzo della scelta. Capricorno, non prendetevela troppo se da oggi, trasferendosi in Leone, la Luna si fa silenziosa e puntate sulle vostre carte vincenti, Saturno e Nettuno. Di fronte agli imprevisti non reagite con la solita prontezza, ma alla fine avrete comunque la meglio. Acquario, oggi avete la luna storta che, trasferitasi nell'opposto segno del Leone, vi rende impulsivi, di umore instabile eppure molto lunatici. Poco disposti a relazionarvi con il prossimo, rischiate di saltar su alla minima sciocchezza. Controllatevi. Pesci, gli obblighi quotidiani chiamano, il vostro senso del dovere non può fare a meno di rispondere prontamente. Buoni risultati, specie sul lavoro, malgrado i numerosi impegni, riuscite a ritagliarvi anche del tempo libero. Il divertimento è assicurato.